players we are, and we'll fight so hard. Amici del beach tennis, buongiorno e benvenuti a Torre del Lago, dove il mondo di questo sport si è dato appuntamento per la disputa del quarto torneo internazionale Città di Viareggio, dedicato alla memoria di Federico Paris. Atleti di 14 nazioni al massimo livello che questo sport può esprimere si daranno battaglia in 3 giorni di gara: al venerdì le qualificazioni, al sabato i turni eliminatori dei sedicesimi e degli ottavi, il gran finale la domenica con quarti, semifinali e finali. Grandissimo ambiente come sempre in Versilia, per questo che è diventato un appuntamento classico con il mondo dei racchettoni. Qui va segno B, 15 pari. Game Antonelli Casadei. Momento dell'impatto. Chiude ancora Antonelli, 40 pari. Salve dal bagno Andrea Doria di Torre del Lago, dove i Bad Players, l'associazione che ha organizzato questo torneo per il quarto anno consecutivo, saluta tutti gli appassionati di beach tennis. Ancora qui per ricordare Federico, ancora qui per fare un meraviglioso appuntamento sportivo. E un grande grazie alle istituzioni che ci hanno dato il loro sostegno, il loro aiuto per mettere in piedi questa meravigliosa manifestazione. Grazie a tutti e buon beach tennis. Siamo produttori di racchette per il beach tennis. Le racchette oggi hanno raggiunto un livello di tecnologia molto elevato. Si utilizzano materiali ad alta precisione come carbonio, Kevlar. Le racchette vengono progettate in collaborazione con un'equipe di ingegneri, soprattutto quelli della Ducati di Bologna. Vengono testate dai migliori giocatori e dai maestri della Beach Tennis School che collaborano con noi. Uno sport all'aperto ha naturalmente i suoi inconvenienti, uno di questi è il maltempo che ha danneggiato la seconda giornata degli internazionali di beach tennis di Viareggio. Un fuggi-fuggi generale, una tempesta di acqua, vento e grandine che ha costretto gli organizzatori a sospendere per 2 ore lo svolgimento del torneo. Il torneo è poi ripreso nel primo pomeriggio e con grande collaborazione e disponibilità da parte di organizzatori e giocatori si è riusciti a pareggiare il programma di svolgimento degli incontri al valore prefissato. Lo smash vincente di Joanna, 15 pari. Thank you.
siamo un torneo giocando molto bene contro due ragazze bravina italiana. E noi iniziamo molto bene, oggi pioveva molto e il campo era un poco pesante. Mi piace questo torneo perché è ben organizzato e fortissimi giocatori. Torneo organizzato benissimo da persone fantastiche, purtroppo le condizioni atmosferiche non hanno aiutato lo svolgersi del torneo, ma ora sembra che si sia sistemato e siamo pronti per giocare la seconda partita. Vado! Amici, siamo qui con il campione delle isole Canarie, Anthony Ramos. Oggi è la possibilità di giocare con il numero uno del mondo, Marco Garavini. Cosa ne pensi? Niente, è tutto un orgoglio, una soddisfazione giocare con il numero uno del mondo a fianco. Spero sfruttare questa opportunità. Cosa ne pensi dell'organizzazione di questo torneo, tu che vieni dalla Spagna? Ieri hanno detto che è dentro le 16 migliori prove del mondo, io anzi direi dentro le 4-5. È una grandissima organizzazione, una bella famiglia, è tutto perfetto. Secondo game sarà Accaliti a servire e ad andare a segno con questa bella tecnica dei giocatori in campo, avete visto come hanno una sensibilità di tocco. Buongiorno a tutti, in occasione del torneo di beach tennis siamo qui per presentarvi una nuova linea d'abbigliamento targata My Senza. Sono cappellini esclusivi, il marchio è un cancelletto e fra pochissimo uscirà la nuova collezione d'abbigliamento, felpe, t-shirt e quant'altro. Primo servizio Gadoni, a inizio l'ottavo di finale. Grande smash di Joanna. Mini buca un angolino. Eccoci amici di nuovo insieme con le campionesse d'Italia Visiani ed Elia, che hanno appena vinto il loro primo turno. Allora ci date un vostro parere sull'organizzazione di questo torneo qui a Viareggio? L'organizzazione è secondo me una delle migliori, torneo bellissimo e mi fa sempre molto piacere tornare. E per te? Non posso che confermare quello che ha detto lei, ogni anno credo ci siano dei miglioramenti abbastanza visibili a tutti, il numero dei partecipanti cresce sempre e l'organizzazione riesce a far fronte a tutte le richieste dei giocatori. Il sole tramonta sulla seconda giornata del torneo internazionale Città di Viareggio, organizzato a Torre del Lago dalla locale organizzazione Bad Company. Atleti ed atlete di 14 nazioni si sono dati appuntamento sulla sabbia versiliese per disputare il prestigioso titolo toscano.
Nella prima giornata i pronostici sono stati sostanzialmente rispettati sia in campo maschile che in campo femminile. Hanno proseguito il loro cammino le teste di serie numero 1 del tabellone, le brasiliane Cortez e Barijan, che hanno tuttavia sofferto contro Giorgia Gadoni, finalista mondiale lo scorso anno, e la giovanissima Nini Valentini, che l'hanno impegnate fino al terzo set. Anche in campo maschile pronostici sostanzialmente rispettati, con la coppia italo-brasiliana testa di serie numero 1 Mingozzi e Font, che ha pur dovuto ricorrere al terzo set per superare gli ostici Takaliti e Bollettinari. Buono il cammino di alcune formazioni straniere, in modo particolare giapponesi, francesi e brasiliane. L'appuntamento è per domani mattina, dove dalle 9.30 disputeremo quarti di finale, semifinali e finalissima. Buono il riscontro di pubblico nonostante il maltempo che ha flagellato la parte centrale della giornata, ma poi grazie alla collaborazione di tutti il programma è stato perfettamente svolto. Tribune piene, ambiente gradevolissimo e molto su di giri, come sempre accade in questa terra di carnevale che è la Versilia, che diventa anche terra di beach tennis nei giorni del grande torneo internazionale qui a Torre del Lago. Players we are, and we'll fight so hard. Oh, 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 oh. Players we are, and we'll fight so hard. Amici del beach tennis, splende il sole sopra la Versilia, sopra il quarto appuntamento con gli internazionali ITF di Viareggio. Dopo la tempesta di ieri, i tabelloni si sono allineati ai quarti di finale e in questa mattinata di domenica siamo pronti a darci battaglia negli 8 campi in cui si svolgeranno i 4 quarti di finale maschili e i 4 femminili. Tutti i migliori, tutti i favoriti sono ancora presenti al via. Atleti di 14 nazioni, molte delle quali ancora rappresentati nei quarti di finale, per cercare di dare l'assalto al tradizionale predominio italiano. Il pubblico sta cominciando a gremire le tribune, le premesse sono di grande spettacolo. Ci andiamo a vedere le partite dei quarti di finale questa grande domenica di beach tennis. Garavini scarica tutto il braccio. Siamo qui per dare una mano ai ragazzi che giocano il torneo, li assistiamo dal punto di vista della fisioterapia e nello specifico utilizziamo un prodotto in particolare, un prodotto completamente naturale, è un antinfiammatorio, antidolorifico a base di acidi grassi, che supporta appunto l'attività dei fisioterapisti per migliorare quello che è il recupero funzionale durante l'attività sportiva. Sono Anto Miramos, abbiamo appena finito di giocare un grandissimo match, quarti di finale contro due favoriti per vincere questo torneo, che sono Meliconi e Gramarossa. E niente, è la prima volta che gioco con Marco Garavini, mio compagno, fortissimo, numero uno del mondo, sono molto contento che lui mi abbia dato questa opportunità di giocare con lui. Io spero farlo ancora meglio. Sono molto contento anche di essere qua davanti a tutta questa gente, tutto questo pubblico, che è una grandissima famiglia.
Ringrazio tutto, soprattutto la famiglia Paris e i suoi amici. Terza e ultima giornata degli internazionali Città di Viareggio qui a Torre del Lago. Nella mattinata si sono svolti i quarti di finale che hanno qualificato i semifinalisti. In campo maschile, sostanziale rispetto dei valori emersi dal ranking, Mingozzi e Font hanno vinto il loro quarto di finale e affronteranno Gravini e Ramos, mentre in parte bassa Carli e Cappelletti saranno di fronte a Strano e Marighella, anche se entrambe queste ultime due coppie hanno dovuto ricorrere al terzo set per qualificarsi alla semifinale. In campo femminile, interessante la vittoria delle gemelline francesi Huarot, Matilde e Marieva, che hanno superato le teste di serie numero 1, le brasiliane Cortés e Barijan, e affronteranno in semifinale Bacchetta e Cimatti. In parte bassa Visani e Delia se la vedranno con Giulia Curzi, la romagnola, insieme alla venezuelana Patricia Diaz. In rappresentanza dell'Ottica Viso Soro, oggi siamo contenti di partecipare a questo evento in memoria di Federico Paris. Siamo qua a presentare il nostro prodotto Oakley, sempre alla ricerca della massima prestazione tecnologica. Mira principalmente la nostra ricerca all'acuità visiva con la nostra tecnologia HDO, alta definizione ottica, che permette una visione nitida in qualsiasi condizione di tempo. Il torneo è andato bene perché basta vedere le entry list. Abbiamo un entry list dove sono presenti tutti i più forti giocatori al mondo, fra cui vantiamo la presenza di ben 14 stati nella nostra entry list, cosa che può essere più paragonata a una tappa del mondiale che si svolgerà la settimana prossima a Cervia. L'organizzazione come sempre è stata molto dura, in quanto organizzare un torneo di questo calibro, di questa portata, non è mai facile, ma grazie allo staff che abbiamo e a tutti i bad player siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Attenzione, primo servizio di Sofia Cimatti, amici di Torre del Lago, buon divertimento con la finale femminile. In 3-7, Sofia Cimatti, Federica Bacchetta sono le vincitrici degli internazionali Città di Viareggio. Siamo partite molto bene, vincendo il primo set 6-0, poi c'è stato un piccolo blackout classico. La partita c'è un po' scappata di mano e siamo andati a perdere 4-6. Poi per fortuna siamo riusciti a rientrare in carreggiata e abbiamo coronato il nostro sogno, che era quello di vincere un G1, ma in particolare questo G1, perché per noi ha un valore in più. L'evento sportivo di per sé, che è stato organizzato egregiamente, veramente, cioè tutti gli organizzatori, a partire dal bagno, a tutti i ragazzi che ne hanno fatto parte, ci hanno aiutato, non finiremo mai di ringraziarli. La cornice con così tanto pubblico è sempre stupenda, l'emozione di entrare dentro un centrale con così tanta gente che guarda è bellissima. E poi appunto, comunque, è un memoria, il ricordo di un nostro carissimo amico, e quindi la nostra vittoria sicuramente la prima dedica è dedicata a lui. Nel secondo set ci eravamo un po' spente, anche io soprattutto psicologicamente, perché sentivo abbastanza la partita, però nel terzo sono riuscita a ricaricarmi e a prendere fiducia e siamo riuscite a vincere questo match molto importante che ci ha fatto vincere questo torneo a cui teniamo veramente tanto. D'accordo con gli amici organizzatori del torneo, abbiamo intrattenuto un po' i bambini presenti qui, tantissimi bambini presenti qui a Viareggio durante le partite, in modo tale da offrire anche un servizio ai giovanissimi, cercando di coinvolgere il più possibile i bambini, perché sono il futuro di questo sport. Thank you.
mette Miki, 15-0. Alex mette lo smash, 15 pari. Campioni di doppio maschile a Viareggio. Sul suolo italiano, Mingo, che gusto ha questa vittoria? No, un sapore speciale, perché qui in Italia comunque giocano i migliori giocatori di beach tennis del mondo, quindi oggi erano presenti tutti i migliori, un torneo incredibile, veramente. Noi avevamo questo desiderio, questo sogno di vincere anche in Italia dopo delle bellissime vittorie all'estero, e ce l'abbiamo fatta incredibilmente, nonostante un periodo neanche incredibile, un po' di problemi fisici così, quindi è un sapore speciale, una grande vittoria. La dedico a Federico Paris e anche a mio fratello Jonathan. Bene, Vini, incredibile, 4-3, 15-40. Cos'è successo? Hai fatto delle risposte incredibili lì e il match è cambiato. Un po' di sorte, no? No, no, non è solo fortuna, io vi dico che siete stati bravissimi e adesso andate con fiducia per il campionato del mondo, Mingo? Ci presentiamo come testa di serie numero 2 ai mondiali, daremo dura battaglia a Guerriti e chissà, andiamo là anche per vincere, tanto alla fine ci giochiamo così, possiamo anche farcela. In uno straordinario clima di festa si è chiusa la quarta edizione degli Internazionali Città di Viareggio. Al termine di una finale spettacolare, il torneo più ambito, quello di doppio maschile, è stato appannaggio del ravennate Alex Mingozzi, che insieme al brasiliano di Rio de Janeiro Vinicius Fonte è venuto a capo al termine di tre combattutissimi set alla coppia romagnola composta da Michele Cappelletti e Luca Carli. Partita combattuta, così come tutto sommato è stata anche la finale femminile, che è stata caratterizzata da un perentorio 6-0 con cui le vincitrici Bacchetta e Cimatti hanno superato Visani e Delia, che però sono ritornate forte nel secondo set, hanno pareggiato le sorti dell'incontro vincendo per 6-3, ma alla fine la ravennate Bacchetta e la imolese Sofia Cimatti, campionessa del mondo uscente, sono riuscite a portare il titolo a casa. Grande commozione nel ricordo di Federico Paris, a cui il torneo è dedicato. Trionfo di pubblico, grande atmosfera come sempre accade nei tornei di beach tennis. Appuntamento rimandato al 2015 per una nuova edizione qui a Viareggio, e fra pochi giorni l'appuntamento del grande circo del beach tennis per i campionati del mondo. Torre del Lago 2014. Players we are, and we'll fight so hard. Oh!